è appena conclusa qui a Cape Town la 32esima Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale. È avvenuto il passaggio di consegne da Sudafrica all'Italia, che ospiterà la prossima Assemblea Generale nel 2027 a Roma, organizzata dall'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Dopo il 1922 e il 1952 torna a Roma l'Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale, l'organismo che racchiude la maggior parte delle nazioni che si occupano di astronomia, ritorna nella Terra di Galileo, dove Galileo inventa il telescopio, un oggetto che usa la tecnologia in modo trasformazionale per guardare in modo diverso il cosmo e cambiare il nostro modo di vedere noi stessi, l'universo, e quindi cambiare la società. Per fare questi telescopi trasformazionali, questi strumenti che cambiano il nostro modo di vedere, oramai le dimensioni che coprono questi strumenti sono planetarie, richiedono una collaborazione di tutto gli astronomi di tutto il globo, e quindi questa assemblea che ritorna finalmente in Italia sarà potenzialmente uno dei semi per costruire nuove collaborazioni, nuovi modi di osservare l'universo in futuro. The General Assembly is the moment in life where we all meet together at one place. And as you said, we met the first time around in Rome, Italy in 1922, and there were 80 astronomers at that time in Rome. In 2027 we'll meet again in Rome, and there might be 2,500, 3,000 astronomers coming to Rome. So it first shows the growth of the IAU over these years, and also the need of astronomers to talk to each other, because projects become increasingly large, increasingly costly and complex. So we need to talk together to assemble, to pool the expertise and to try to share the cost. So the IAU is really trying to bring all the people from all the world together in discussing astronomy and seeing how we can use to foster science, but also education, outreach and development using astronomy.